C'è Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, fra le 19 persone indagate nell'ambito dell'operazione Pharma Business condotta dalla DDA di Catanzaro contro la cosca Grande Aracri di Crotone. Tallini si trova ai domiciliari perché accusato di aver dato supporto alla cosca Grande Aracri nel suo progetto di reimpiego di proventi illeciti attraverso la costituzione di una società avente lo scopo di distribuire prodotti medicinali mediante farmacie e parafarmacie. In cambio, l'esponente di Forza Italia avrebbe ricevuto appoggio elettorale da parte della cosca alle elezioni regionali del 2014. I carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Comando Provinciale di Crotone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 19 indagati nelle province di Catanzaro, Crotone e Roma, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Il provvedimento nasce da due attività investigative convergenti, sviluppate dai carabinieri del nucleo investigativo di Catanzaro e del nucleo investigativo di Crotone, dirette e coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e dai sostituti procuratori Paolo Sirleo e Domenico Guarascio. Le indagini hanno riguardato l'operatività della cosca di 'Ndrangheta, Grande Aracri di Cutro nell'area di origine e nel territorio catanzarese, con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali avviate in quest'ultima provincia mediante il reimpiego di capitali della cosca. In particolare, gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno permesso di definire i nuovi assetti della cosca Grande Aracri dopo le operazioni che ne hanno colpito i principali esponenti e lo stesso capo Nicolino Grande Aracri e documentare la realizzazione da parte degli indagati attraverso la preliminare intestazione fittizia di beni e utilità di una rilevante progettuale imprenditoriale tesa al reimpiego dei proventi illeciti della cosca attraverso la costituzione di una società con base a Catanzaro finalizzata alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie, 20 in Calabria, 2 in Puglia e una in Emilia-Romagna. Le indagini hanno consentito di ricostruire anche specifici episodi intimidatori tanto riconnessi alla realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale del sodalizio quanto con specifico scopo estorsivo, oltre che la disponibilità di numerose armi. In questi giorni mi sono sentito molto mortificato per quello che è venuto fuori, perché tre commissari ad acta hanno dimostrato pubblicamente l'inadeguatezza non solo probabilmente personale, ma anche proprio dello strumento del commissariamento. Credo che il tempo del commissariamento sia veramente giunto alla fine e che sia venuto il momento di riconsegnare ai calabresi l'opportunità di potersi amministrare da soli, perché non, il resto sarebbe veramente un pregiudizio. Grazie. Allora, avete deciso di presentare una denuncia alla Procura. Quali sono i contenuti? I contenuti sono quelli relativi alla mancanza di elementi perché la Calabria sia stata dichiarata zona rossa. Abbiamo fatto un'accurata indagine, l'avvocato Francesco Palmeri, che ha stilato e esposto la querela, ha approfondito la questione e quindi noi riteniamo che la Calabria non poteva essere dichiarata zona rossa. Le strutture commerciali, i bar, i ristoranti, tutte le attività che hanno un rapporto col pubblico erano stati messi in sicurezza già dal mese di marzo o aprile. Quindi
le attività commerciali, imprenditoriali del terziario calabrese poteva continuare ad essere attivo. Aver chiuso alcune attività, altre aperte, hanno creato un danno enorme anche a quelle che hanno lasciato aperte, perché si è rotta la filiera del commercio, tutta l'attività commerciale si è interrotta. Quindi un gravissimo danno che il governo ha fatto dichiarando la Calabria zona rossa. Ma non è solo questo, anche se nell'esposto questo aspetto non è stato toccato. Il commissariamento della sanità calabrese. Sono 11 anni che il governo gestisce questa sanità. I debiti aumentano, i buchi amministrativi aumentano. Come mai non è stato nominato tra i commissari un magistrato della Corte dei Conti, atteso che la questione riguarda prevalentemente una questione amministrativa e finanziaria dei buchi che ci sono? Come mai ancora dopo 11 anni non hanno quantificato il debito, il buco della sanità calabrese? Siamo proprio nelle mani di incapaci, di irresponsabili verso una regione, verso un territorio, verso la gente, il popolo calabrese. Senta, Lucera, cosa dice su questo balletto per quanto riguarda il commissario? Ma io dico soltanto che c'è improvvisazione. Non si può fare una nomina senza prima aver valutato, senza prima che l'interessato abbia sciolto le sue riserve. Noi abbiamo altri professionisti, grandi manager del settore sanitario, ma qualunque manager, qualunque esperto deve essere affiancato da un magistrato della Corte dei Conti. Non è solo questione di criminalità, non possiamo buttare sempre sulla criminalità, sull'andrangheta, la questione calabrese. La questione calabrese è anche una questione sociale ed economica, quindi accanto all'azione della magistratura ci deve essere un'azione di governo che faccia un risanamento della sanità, ma perché dia anche input sul piano degli investimenti, sulla crescita economica della nostra regione. Con questi governanti noi arriveremo, siamo al fallimento. Hanno distrutto quel piccolo tessuto economico e produttivo e commerciale, imprenditoriale che stava crescendo, che dopo il primo blocco stava crescendo. Siamo in mano a degli incapaci. Quindi un'azione giudiziaria, visto che siamo politicamente deboli, che possa dare ristoro non sul piano economico ma sul piano politico, sul piano giudiziario alle popolazioni calabresi. Sì, noi non abbiamo fatto altro che appellarci al decreto legislativo del 25 marzo, il numero 19, il quale al comma 1 e 2 specifica prettamente ed esclusivamente che le misure debbono essere proporzionate ed adeguate effettivamente alla situazione esistente, ovvero alla situazione epidemiologica che allo Stato esisteva in Calabria. Riteniamo che questa adeguatezza non c'è proprio, e proporzionalità. Qui forse la motivazione è stata prettamente politica e non medica, anche perché ci sono tante dichiarazioni di medici che non vedono questa situazione così grave in Calabria. Dunque abbiamo ritenuto opportuno, unitamente all'Associazione Calabria Che Vogliamo, di presentare questa denuncia penale, perché qua è stata violata la legge, non solo la Costituzione, ma la legge che è stata fatta a tutela appunto della collettività e dell'individuo. Si stima che in Italia siano circa 300.000 i pazienti affetti da malattia di Parkinson. La gestione di questi pazienti è quasi sempre a carico dei loro caregiver, spesso i familiari più prossimi, i quali si trovano ad affrontare un compito gravoso. Un problema che si è acuito con la pandemia. Per questo motivo ABVI, Accademia Limpe ed ISMOV, Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus e ANIN si sono fatti promotori della Neuroscience Caregiver Academy. L'agenzia di stampa Dire ha chiesto quali sono gli obiettivi del progetto alla dottoressa Annalisa Iezzi, direttore medico ABVI Italia. Per noi è decisamente una priorità perseguire l'innovazione in questo campo.
È un'area in cui la ricerca farmacologica molto spesso è soggetta a frustrazioni e tanti fallimenti, ma è un po' quello che ogni ricercatore deve mettere in conto quando fa questo lavoro. Di fatto, AbbVie rimane una delle poche aziende che continua ad investire nelle patologie neurodegenerative, una delle poche che ha degli asset in sviluppo, per esempio per Alzheimer. Quello che noi vediamo a breve e lungo termine è continuare lo sviluppo di farmaci innovativi per il Parkinson, in cui l'efficacia clinica è ad un ottimo punto di avanzamento nel rallentare la progressione di malattia, ma lunghi passi bisogna fare per migliorare la qualità di cura di questi pazienti, procedendo verso la formulazione di farmaci che siano meglio gestibili appunto dal paziente e dalle loro famiglie. Nell'ambito delle neuroscienze ci sono altre, molte altre patologie degenerative o anche acquisite in seguito a traumi. Se pensiamo all'ictus, ci sono molte molecole in sviluppo che sono in grado di migliorare la qualità di vita e favorire e accelerare la riabilitazione dei pazienti dopo l'ictus. E come dicevo prima, si sta lavorando molto intensamente ad inibire una proteina, la proteina tau, che ha un ruolo fondamentale nella patogenesi dell'Alzheimer. E attorno a questo filone di ricerca si sviluppa un'ampia area di ricerca della nostra azienda. Expo Sanità, che si svolgerà a Bologna dal 20 al 23 aprile, ha però già organizzato una giornata di lavoro e confronto virtuale rivolta al mondo socio-sanitario, un think tank dedicato all'assistenza delle persone fragili e ai possibili scenari futuri, che ha fatto luce su problematicità e best practice del mondo socio-sanitario. Quanto emerso sarà adesso portato a Expo Sanità, che da sempre dedica ampio spazio al confronto su questi temi. Fragilità verso un nuovo assetto dei servizi per la non autosufficienza? È stato questo il titolo della tavola rotonda, a cui hanno partecipato i principali attori del settore dell'assistenza, tra cui il GIS, Fisioterapia Geriatrica di AIFI. Quasi 5 milioni di italiani over 60 fanno i conti con la fragilità ossea e sono esposti al rischio di fratture. L'emergenza Covid-19 ha peggiorato lo scenario anche su questo fronte. Controlli rinviati, terapie sospese, difficoltà nelle visite con gli specialisti. Da qui nasce la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione Fai vincere le tue ossa, promossa da Amgen in collaborazione con diversi stakeholder. È fondamentale moltiplicare gli sforzi, ha detto Maria Luce Vegna, Executive Medical Director Amgen Italia, per favorire maggiore consapevolezza nei cittadini, nei pazienti e nei loro caregiver sui rischi della fragilità ossea e su come prevenirli, oltre a sensibilizzare sulla necessità di proseguire con regolarità le cure indicate e soprattutto l'importanza di mantenere il dialogo con il medico di fiducia. Dalla medicina del lavoro alla riabilitazione post-Covid, nella giornata Salvatore Maugeri, dedicata alla memoria del medico e studioso che diede vita alla fondazione che porta il suo nome, la storia di una struttura nata nel 1965 a Pavia con il nome di Fondazione Clinica del Lavoro e che negli anni 70 si aprì ad altre aree come la neurologia, la cardiologia e la pneumologia. Oggi gli istituti clinici Maugeri contano 2.300 posti letto accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale, ricoverano circa 30.000 pazienti e sono in prima linea anche sul fronte del Covid. In Lombardia e in Piemonte hanno assistito oltre 200.500 pazienti nella complessa riabilitazione successiva all'infezione. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Il 16 novembre 2010 a Nairobi 166 stati membri UNESCO votarono all'unanimità la candidatura della dieta mediterranea tra i patrimoni immateriali dell'umanità, non come semplice elenco di alimenti, ma come insieme di tradizioni e valori che preservano la biodiversità ambientale e identità culturali millenarie. Proprio per celebrare il 10° anniversario del riconoscimento UNESCO, Future Food Institute e il comune di Pollica, Salerno, lanciano una serie di eventi digitali e programmi di formazione interamente dedicati alla dieta e allo stile di vita mediterranei come modelli per la sostenibilità sociale, culturale e ambientale nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sarei molto contenta che venisse proprio interpretato come un grande soft power
che è patrimonio dell'umanità, ma prima di tutto, come tu dicevi, è un patrimonio italiano. Noi del Future Food Institute, come sai, siamo sempre chiamati a parlare di futuro, di tecnologie, di innovazione, di parlare di innovazione applicata al cibo, all'agricoltura, per renderla sostenibile, buona per l'uomo, buona per l'ambiente. Quest'anno ci siamo imbattuti in quella che è la storia, i valori e le origini della dieta mediterranea. È successo durante il nostro programma che organizziamo con la FAO, che ambisce a formare climate shaper, che forma centinaia di climate shaper in giro per tutto il mondo, e questa cosa è successa a Pollica a settembre. Da lì ovviamente abbiamo imparato e scoperto e toccato con le nostre mani quello che è un patrimonio che avevamo accanto a noi. Abbiamo chiamato ragazzi dalla Cina, dal Giappone, dall'America, dal Canada, che hanno potuto scoprire che la dieta mediterranea, come tu dicevi, sicuramente è stata resa nota al mondo grazie a Margaret ed Ansel Keys, che hanno per la prima volta messo in correlazione i disturbi cardiovascolari, la longevità e lo stile di vita, il modo con cui si tutela l'ambiente, la protezione delle biodiversità, con cui ci alimentiamo nel bacino del Mediterraneo. Ma non solo, ci siamo resi conto che questa non è una scoperta solo dei giorni nostri, perché è una storia millenaria che parte da Parmenide, Zenone. 2500 anni di storia abbiamo sulle nostre spalle e questo va valorizzato. Come lo facciamo? Lo facciamo unendo le forze con il comune di Pollica, che è una delle 7 comunità emblematiche nominate dall'UNESCO ed è, diciamo, la culla della dieta mediterranea. Abbiamo la fortuna di averla qui, averla in Cilento, averla in Italia. Tutti gli appuntamenti sulle pagine Facebook del comune di Pollica e del Future Food Institute. In Danimarca sono stati uccisi 17 milioni di visoni perché alcuni di loro sono risultati portatori del virus SARS-CoV-2 con una mutazione che potenzialmente potrebbe mettere a rischio il vaccino contro il Covid-19. Casi di contaminazione tra i mustelidi sono stati trovati anche in altri paesi. In Italia, quindi, i carabinieri dei NAS hanno svolto un monitoraggio degli allevamenti di visoni del centro Italia nelle province di Forlì, Ravenna e L'Aquila. In tutti e 3 gli allevamenti è stato riscontrato il regolare rispetto delle norme di biosicurezza e dei previsti controlli Covid-19, accertando l'assenza di sintomi clinici riferibili all'infezione da SARS-CoV-2 o ad altre patologie respiratorie. Solo in uno è stato disposto in via cautelativa il temporaneo vincolo sanitario per un esemplare di visone in apparenti precarie condizioni di salute, in attesa dell'esito dei prelievi biologici su un totale di 2.400 mustelidi. A 4 anni e mezzo dalla cerimonia inaugurale dei lavori di costruzione a Salonicco, il gasdotto Trans-Adriatic Pipeline, il TAP, avvia le operazioni commerciali lungo gli 878 chilometri che attraversano la Grecia, l'Albania, il mare Adriatico e l'Italia. È composto da circa 55.000 condotte posate lungo un percorso che ha raggiunto un'altitudine di 2.100 metri nelle montagne albanesi e una profondità di 810 metri nel mare Adriatico, approdando sulla costa adriatica in provincia di Lecce. TAP è il tratto europeo del corridoio meridionale del gas, un'infrastruttura in grado di trasportare 10 miliardi di metri cubi all'anno di nuove forniture di gas dall'Azerbaigian verso i mercati europei. Il gasdotto è stato progettato e realizzato con la possibilità di raddoppiare la sua capacità di trasporto a 20 miliardi di metri cubi all'anno. Lupi robot contro orsi veri succede in Giappone, nella città di Takikawa, nell'isola settentrionale di Hokkaido, dove sono stati installati 2 lupi robot chiamati Monster Wolf per spaventare i sempre più numerosi orsi che scendono dai boschi spaventando gli umani. Le autorità cittadine li hanno comprati a settembre dopo l'ennesima incursione di orsi neri giunti fino ai quartieri residenziali della città. Gli attacchi degli orsi, spinti verso i centri abitati dalla mancanza di cibo, sono sempre più frequenti in Giappone. 157 nel 2019 e nel 2020 sono già dozzine. La società che produce il Monster Wolf, la Osha Saiki, dal 2018 ha venduto altri 70 esemplari di lupo robot, dislocati in 62 località del paese. La città di Takikawa starebbe pensando di introdurre il lupo meccanico su larga scala, se il periodo di prova darà buoni esiti. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.
Dopo aver incantato a suon di jazz la 15ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Soul si prepara per il debutto su Disney Plus il 25 dicembre. Per animare i protagonisti della versione italiana della pellicola Disney e Pixar, diretta dal premio Oscar Pete Docter, sono stati scelti Paola Cortellesi, voce dell'esuberante anima di nome 22, e Neri Marcorè, voce di Joe Gardner, l'insegnante di musica. Completano il cast dei doppiatori Yonis Bashir, la pallavolista Paola Egonu, l'artista musicale David Blank, la modella e influencer Paola Turani e le influencer Marta Losito e Giulia Penna. Soul è una storia emozionante su cosa ci rende davvero noi stessi. Sono stati scelti 25 film italiani che concorrono alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria Miglior Film Straniero alla 93ª edizione degli Oscar. Favolacce, 18 regali, La Dea, Fortuna, Notturno, Padre Nostro, I Predatori, Le Sorelle Macaluso, Sul Più Bello, Volevo Nascondermi, La Vita Davanti a Sé, Pinocchio, Non Odiare e il film animato Trash sono solo alcune delle pellicole scelte. Tra queste, una potrebbe volare a Los Angeles per l'attesa notte degli Oscar in programma il 25 aprile 2021. Il 24 novembre, invece, la commissione di selezione, istituita presso l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive Multimediali su richiesta dell'Academy, si riunirà per votare il titolo italiano designato. In questi giorni sta facendo parlare di sé per il vaccino anti-Covid, ma l'azienda farmaceutica Pfizer verso la fine degli anni 90 ha fatto la storia brevettando il Viagra, che prossimamente arriverà sul grande schermo. Spike Lee ha annunciato infatti che svilupperà e dirigerà un musical basato sulla scoperta del farmaco dell'azienda americana. Il film musicale, scritto e diretto dal regista di Black Landsman e Zsa Five Bloods, sarà accompagnato dai brani scritti da Stu Stewart e Heidi Rothwald, autori del musical vincitore di un Tony Awards, Passing Strange. Cambiamenti in casa David di Donatello. Per l'edizione 2021 degli Oscar italiani sono candidabili tutti i film made in Italy, la cui uscita era prevista in origine in sala e che invece a causa dell'emergenza coronavirus e della conseguente chiusura dei cinema hanno debuttato sulle piattaforme streaming e on demand. A deciderlo la presidente Piera De Tassis e il consiglio direttivo dell'Accademia del Cinema Italiano. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.